Bentornati su Pokémon Platino. Nello scorso episodio abbiamo sventato i piani del malefico Team Galassia e in questo episodio andremo verso il Bosco ai Popoli. Ciao, io sono Demetra e tu invece ti chiami... Ok Tonks, sono lieta di conoscerti. Senti Tonks, posso chiederti un grossissimo favore? Vorrei attraversare il bosco, ma ho paura di andare da sola. Ho sentito dire che c'è un gruppo di tipi loschi, chiamato Team Galassia, che si aggira da queste parti. Più siamo meglio è, posso venire con te? Tonks decide di unirsi a Demetra! E infatti, adesso siamo in due. Ah, è bellissima questa meccanica. In ogni caso, qui c'è un antidoto e fidatevi, vi servirà. Poi, dato che siamo in due, perfetto, il gioco non mi tradisce, ovviamente le lotte sono in doppio. E infatti è qui che possiamo sperimentare la brezza di stare contro dei Pokémon selvatici con una intelligenza artificiale creata dal gioco. Comunque, lei ha un Chansey che, se non erro, può usare Cova Uova, ma non importa, non importa. Sappiate solo che è il suo unico Pokémon, quindi se la mandano a KO, perché è una Chansey femmina, ovviamente, i Chansey possono essere solo femmina, se la mandano a KO dovrete finire la lotta da soli. Questa pietra, la roccia è ricoperta di muschio, è molto fresca. Se avete un Eevee e lo fate salire di livello in questa zona, credo per un massimo di 3... pezzi d'erba di distanza. In ogni caso, se lo fate salire di livello, anche con caramelle rare, va bene, Livi si evolverà in Lifeon. Quindi se volete un Lifeon, sta lì. E adesso, lotta in doppio. Sai cosa classe? Non ti importa? Te lo dico lo stesso, i Pokémon Coleottero. Stavamo facendo una camminata. Lotta in doppio. Perfetto, Jack piglia Mosche e Naomi Pupa, che manda in campo Wurmple e Pachirisu. Cipacipa! Ok, io ho mandato Waterloo davanti, quindi mi conviene attaccare uno dei due. È uguale, tanto. Waterloo! Mi sono... Ah, è troppo bella la canzone degli Yamba, il crit! Ok, no. Niente crit, però problemi di difese. Mamma mia, il 16 quel coso? Gli fa pochissimo. Lo sapevo. Non mi mandare giù. Ok, perfetto. E mi sa che devo cambiare Pokémon. Darwin, prego, tutto tuo. La cosa più bella però è che a ogni fine battaglia Demetra farà curare, cioè, non lo so, come che si dice, curerà i vostri Pokémon, ecco. Quindi non abbiate paura. Scialla. Ah, wow, bomba è brutto. Mille bave. Di chi? Su di me? No, su Chansey! Give me another Chansey! Ah, su tutti e due? Bene. Io tanto posso fare foglie lama su entrambi. Lo so che faccio pochissimo a Wurmple, però... Che ci volete fare? Oh no, il Chansey! E ovviamente lo paralizza, ma era scontata come cosa. Uova bomba! Il brutto colpo! Ok, Waterloo 63, Darwin 63. Foglie lama! Taglio! Ok, niente brutto colpo ovviamente. Silicon! L'evoluzione di coso, come si chiama, di Wurmple. O meglio, una delle due evoluzioni. E per chi non lo sapesse, il tipo in cui si evolve, o meglio, la specie in cui si evolve Wurmple è casuale. È casuale, però dipende dal Wurmple. Ossia, praticamente... È difficilissimo da spiegare, quindi preferisco non spiegarvelo. Sappiate in sintesi che non c'entra niente il giorno, non c'entra niente il sesso del Pokémon. È casuale e la caratteristica di evolversi in Silcoon o Cascoon è intrinseca nel Pokémon che catturate. Ok? Detto questo, Waterloo 16. Ok. Ma sì, finiamola. No, non finiamola. Non dovrebbe buttarmi giù, vero? Perché è un diamine di Silcoon. Perfetto, dai. Waterloo! Vai avanti e sconfiggilo! Waterloo! Ok, veleno spina ovviamente su di me. Non mi fare il brutto colpo, non mi avvelena. Ok, cova uova ovviamente su di lei. Pazienza, pazienza. Che pizze però, basta! Questo povero Waterloo non ha fatto nulla di male. Oh, sono vivo, ok. Non voglio usare una super pozione perché non ha senso. Però posso usare una pozione! Io! Mamma mia.
Ah, è un peccato perché ha delle difese bruttissime. Però è buono in attacco. E appena diventa più veloce, distrugge tutto. Ok, il veleno ovviamente è effetto. E io uso, già che ci stiamo, pistolacqua un'altra volta, vai. Pistolacqua! Ok, e ciao Silicon. Che poi dovrebbe essere super efficace. Cioè, non è super efficace ovviamente. Però immaginatevi bagnare un insetto. A meno che non è un Water Strider o come si chiama. Non dovrebbe tipo morire perché è affogato. Vabbè, questo tutti quanti ovviamente. Immaginatevi un gioco dove l'acqua è super efficace su tutti i tipi. Ovviamente è una stupidaggine quella che ho detto, però immaginate. E vai, Beautifly. Beautifly! Ovviamente assorbimento, cioè, Bene. Oh no! Vabbè, tanto sarebbe morto lo stesso. Ciao, ciao, Waterloo. Oh, il mio povero Buiwi. Ok, Chance, usare infre... Non lo potevi usare prima, no, eh? Ah, che curavi tutti quanti gli alleati. No, ovviamente no. Devi aspettare che prima mi muore Waterloo e poi devi curarti. Fortunatamente ho Starrivia! Così posso vendicare il mio bellissimo... Buiwi. Ok. Beautifly. Morto. Ciao, ciao. Ok, allora, un bel po' di punti esperienza, saliamo al 18, perfetto. E vogliamo imparare rimonta. Allora, questa mossa è particolare. Non credo mi servirà. Cioè, non credo che mi sia molto utile. Però, lo potrebbe diventarlo, quindi voglio dimenticare ruggito. Praticamente, se avete meno PS dell'avversario, rimonta fa diventare i PS dell'avversario i vostri PS. Avete un PS? Il Pokémon avversario ottiene un PS. Questo è il senso. Non ignorare i Pokémon Coleottero, non le sopporto. Perbacco. Però fortunatamente mi curi, vero Demetra? Giusto? Ah, perfetto, stupenda come cosa. Inoltre possiamo parlare con Demetra ovviamente. È sorprendente vedere due Pokémon selvatici contemporaneamente. Il mio Pokémon ha un'ottima abilità curativa, ma l'attacco non è il suo forte. Lo so, potevi usare rinfrescare su Weasel però, eh? Tonks, lottare con te mi fa sentire euforica. Se riuscissi a intuire le tue azioni, formeremmo un duo incredibile, o meglio, imbattibile. Tonks, lottare con... Ok, perfetto, dopo un po' comincio a ripetere le stesse frasi, vedete? Ok, detto ciò, strumenti! Antiparalisi! Ok... E adesso siamo qui, altri due allenatori, perfetto. Vedo, prevedo che subirei una sconfitta. Quando un allenatore e un Pokémon si uniscono, nasce una forza unica. Sono due femmine o due maschi? Non lo so. Ok, no, sono una femmina e un maschio, non l'avevo notato. Marilena e Antonio, che mandano Abra in campo. Che a questo punto... dovrebbero avere qualche mossa diversa da teletrasporto, quindi almeno. Però io in seguimento... Ah, hanno intro forza, bene. Che tipo è? Vediamo. Tipo lotta, a quanto pare. Sì. In seguimento. Super efficace. Buono. Intro forza 2. Ding. Super efficace, quindi entrambi hanno intro forza lotta. Mi sa che è premeditata questa cosa, ossia che abbiano intro forza lotta. Un bel po'. Facciamo inseguimento su questo Abra. Inseguimento. Bene, e ciao un Abra. Perfetto, mi dai un po' di EVS in attacco speciale, vero? Sì, ok. Ovviamente io ho detto EVS, però ignorate questa cosa, ok? Non voglio spiegare gli EVS, perché li ho già spiegati più volte. E non credo sia utile spiegarlo un'altra volta. Quindi, ok, Waterloo non sale. Marilena e Antonio sconfitti. In realtà la sconfitta l'ho subita io. Chissà perché quei versi. Comunque, qui ci sono strumenti, vero? Eccolo là. Ovviamente anche Pokémon selvatici, però. Potete fuggire, però, eh. Nessuno vi vieta di fuggire. Baneri e Silicon. Aggiungerei, Baneri è un buon Pokémon. Se lo volete, prendetelo. Soprattutto in sesta gen. Ma anche qui non è male. Non è affatto male. Allora, Red Ball, perfetto. Però ho già un Weasel, quindi sto a posto. Demetra. Ok.
E... Badio! Ovviamente non li sconfiggerò perché non mi interessa. Dovrei anche fare rifornimenti di repellenti. Però adesso non mi sembra il momento. Siamo in mezzo a un bosco. Allora, altri allenatori. Strumenti? Ok, no, lì è per saltare gli allenatori. Però ovviamente è inutile saltarli perché devo allenarmi. Baneri! E questo è Cascoon, l'altra evoluzione di Wurmple. Così l'abbiamo anche vista e siamo a posto. La cosa più brutta è che fino alla quinta generazione, dove ci sono gli sprite animati, pensavo che quell'occhio, perché sono occhi, fossero le bocche di Silicon e Cascoon. E la cosa è inquietante. Perché guardate, è un occhio quello. Però a me sembrava una bocca. Ed era bruttissima come cosa da vedere. Per questo non mi piacevano affatto il design di Silicon e Cascoon. Però dalla quinta, ripeto, sì, ho notato che era un occhio. Per attenzione allo sciame. Quindi è un combi? Mi sono rizzate le antenne. Ho scavato un Pokémon raro. Raro. Non riesco a parlare in coleotterese come questi due. Allora, Timmy e Oliviero che mandano Wurmple e Burmy. Beh, in effetti Burmy è raro. Comunque, questo Burmy è leggermente diverso da quello che abbiamo già incontrato nel percorso 202. Questo infatti è terra coleottero. Quell'altro era erba coleottero. Sono forme alternative. Ok? Non ho nulla da aggiungere, sono forme alternative. Non so però come si possano ottenere queste forme. No, ma perché sempre su di me? Guarda come mi avvelena. Oh, perfetto, almeno. Wurmple deve morire, vai. Muori, affogato da quest'acqua. Perfetto. Ah, mamma mia. Sì, sono delle forme alternative. Ci sono tre forme di Burmy e dell'evoluzione femmina, ossia Wormadam. Però non so come si ottengono. Mi sembra sconfiggendo, o meglio, utilizzando Burmy in un certo... in una certa location, però non ricordo, quindi non credetemi sulla parola. Pistolacqua! Ok, e Burmy va quasi giù. Uva bomba fallisce, ovviamente. Azione! Perfetto, rafforzatore. Fortuna che il rafforzatore aumenta solo la difesa fisica, ma... Adesso che ci penso... Di solito i Cascoon e i Silcoon si appendono a alberi e cosi per la metamorfosi. Però dove diamine è appeso quel Cascoon? Nell'aria è appeso. Ok, Waterloo, niente. Uova bomba fallisce. Mille bave che ci diminuisce la velocità. E adesso sto facendo la telecronaca. È una cosa che non devo fare perché non mi piace. Ok, velocità diminuita. Bla. E adesso un altro Burmy. Questo è di tipo acciaio coleottero. Non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere questo. Ok, pistola acqua. Almeno credo. Non lo so, dovrebbe essere così. Comunque la forma rifiuto, se non sbaglio, si chiama, o forma discarica. No, non è acciaio coleottero? Strano, mi ricordavo... Ah, forse mi sono sbagliato, scusatemi allora. Mi sa che mi conviene prima sconfiggere tutti i Burmy e poi andare sul Cascoon. Posso trattare qua rapido però, sì dai. Quick attack. Sono difensivi, quindi attenzione. Ovviamente difensivi fisici. Ok, Censi uova bomba fallisce perché uova bomba fa schifo come mossa. Però a quanto pare sa usare solo questo, il Censi di Demetra. Pazienza, velocità diminuisce, velocità diminuisce, abbiamo saputo. Abbiamo saputo che poi in questa generazione velocità cala, non diminuisce, vero. Pistola acqua. E... uova bomba! Che è fisica, giusto? Se... sembra fisica... No, ok, bene. Censi avvelenato, ovviamente, ma tanto alterna cure e poi dopo la battaglia sarà curato, quindi sto a posto. Allora, puoi usare anche rinfrescare, tanto dovrei riuscire a buttare giù questo Cascoon senza problemi. Ok. E Waterloo non sale. Censi uova bomba, il Pokémon si è dileguato, veleno effetto e... Ha un Dusclops. Ha un Dustox questa. O questo. No, non sono ma- è un maschio, è un maschio. Allora, Dustox, l'evoluzione alternativa di Beautifly. Buono. Non troppo. Però impara le polveri. E ovviamente mi confonde con il 10 o 20% di probabilità. Non colpirti da solo. Ok, bravo. Veleno coleottero, non ha levitazione. Giusto? Cava uova!
Brava, curati. Ok, veleno effetto su Censi. Non importa. Ok, pistola acqua. Azione, bene. Togliti la confusione. Brutto colpo, non mi interessa. Waterloo è confuso. Non colpirti da solo. Ok, bravissimo Waterloo. Almeno mi ascolta anche quando è confuso. Rinfrescata. Perfetto. E... pistola qua, vai. Confusione. E non mi confondo. Ah no, già sono confuso, è vero. Non colpirti da solo. Ok, perfetto. Mi sta ascoltando, è strana questa cosa, Cova uova. Pah. Che poi più che cova uova è spezza uova a metà e recupera vita. Ok, pistola acqua. Azione. Perfetto, non è più confuso, pistola acqua. È un po' ripetitiva questa lotta, lo so, però che ci posso fare? Devo allenare Waterloo e... basta, devo allenare Waterloo. Perfetto, saliamo. Ok, 18. Parpapà. Niente mosse imparate, nuove. E... oh! Tipo il veleno dei Pokémon, o meglio di Dustox, che è entrato nelle narici, forse. Ok, grazie per la cura intanto, Demetra. Strumenti! Pokémon selvatici! Ok. Ghastly? Ah, è vero, si può trovare Ghastly qui. Quindi se volete un Ghastly, sta qui. Non lo prenderò per il semplice fatto che... perché non lo prendo? Ah, sì. Perché... vi spiego. I Pokémon che si evolvono tramite scambio, Hunter, di solito non li prendo mai. Per i let's play intendo. Perché? Perché dovrei scambiare con qualcuno e non avendo nessun altro con cui scambiare dovrei scambiare con me stesso e la cosa non mi va. Consigli utili. Nei boschi e nelle grotte ci sono strumenti per terra che non si vedono a causa dell'oscurità. Fai con calma e cerca con attenzione. Sfortunatamente per me non ho ancora un certo strumento, o meglio una certa applicazione del Poketch, o come si chiama il Pokécron qui, che mi può aiutare a trovare strumenti nascosti. Ma non vi preoccupate, la otterremo a breve. Circa. Pokémon. Ok, vai. Siamo contro Gaudenzio e Costanza, che mandano Meditite e Psyche. Ok, Meditite. Non vi nascondo che Meditite è un Pokémon che avrei voluto scegliere per il team, però ho rifiutato. Non mi va di avere un Medicham. Ok? Quindi potrete anche, mentre provate ad indovinare il mio team, perché sono sicuro che qualcuno ci sta provando, escludete Meditite, ok? Confondus, che poi non è di acqua psico. Perché non sei acqua psico? Avrebbe un casino di senso. Wow, il brutto colpo! Pistola acqua su Meditite, bene. Pistola acqua! Non vedo l'ora che impari acqua getto questo Buizel. Ok, Confondus. Ok. Confondus duo. Ok, nessuno mi ha... Censi, carissima, perché non attacchi Meditite con uovo bomba, che anche se fa schifo lo butti giù? Mi conviene... ma si attacco rapido tanto per sicurezza. Quick attack. Ciao Meditite. Ciao Waterloo. Non sto allenando Staravia, o meglio Dynablade, perché la utilizzerò praticamente sempre durante la palestra di Evopoli, quindi mi sembra un po' inutile allenarla adesso quando potrei allenare altri Pokémon, insomma. Ma io ho Comete, non lo sapevo. Sono scemo allora. Comete! E ciao Psyche. Ok, Waterloo non sale, va bene lo stesso. E oh no, il mio Meditite. La tua vittoria non è affatto strana. Che poi è bellissimo perché io in terza gen, o meglio, anche su Zaffiro, nel mio Let's Play di Zaffiro, quello per Game Advance, non Zaffiro Alpha, io lo chiamavo Meditite. Ed era stupenda come cosa. Allora, qui non c'è niente, abbiamo già visto. Niente Pokémon selvatici, perfetto. E dovremmo essere quasi usciti, o meglio, quasi alla fine. Allora, vediamo se mi ricordo bene. Tu sei del miele, vero? No, Coccio Verde. Mi ricordavo che ci fosse del miele qui. Magari mi sono confuso con qualche altra cosa, pazienza. Ok, Cricketot. Ah, non vedo l'ora di incontrare un Cricketund, dannazione. Ok, fuga. E adesso, una cosa particolarmente importante. Qui. Dopo una volta ottenuto taglio, sì, voglio entrare qui dentro. Ma non subito dopo.
Non so quando farlo questo episodio perché è una specie di extra, ma lo farò prima o poi. Ok. Tonks lottare con te, vabbè, è la stessa identica cosa. E adesso usciamo. Guarda, ecco l'uscita. Sono così sollevata, ce l'abbiamo fatta. Non ci sarei mai riuscita da sola. Mille grazie, Tonks. Questo è un segno della mia gratitudine. Ti prego, accettalo. Una calmanella. Adesso ve lo spiego, eh. Ciao Demetra, a mai più rivederci. Sono certa che ci incontreremo ancora, a presto. Ma forse sì, forse no, chi lo può dire? O meglio, io lo posso dire, però non lo dirò. Allora, siamo sempre nel percorso 205, credo. È un percorso diverso, forse sì. Comunque, che dobbiamo fare? Niente, ok. Volevo un secondo dirvi la calmanella, perfetto. Mentre vado qui, vedo se ci sono strumenti, bacche, ce ne sono. E poi altri 3-4 allenatori e poi basta. Comunque, adesso vi spiego un po' la calmanella. Ogni passo che fate con il Pokémon che ottiene calmanella dà un certo punteggio in più alla felicità. Quindi mosse come ritorno o mosse come... Pokémon che si evolvono con felicità hanno grossi benefici dal tenere calmanella. Quindi datela ad esempio a un Badiou se volete farlo evolvere in Roselia. Datelo a un Golbat se lo volete far evolvere in Crobat. Eccetera, eccetera, eccetera. Molto sospetto questa... quel coso di erba però con un buco lì nell'angolino. Vediamo se ho ragione. Ok. Esatto, super pozione nascosta. A volte sono ovvie le cose. Ah, un'altra cosa. Dato che è trascorso parecchio tempo da quando siamo stati da Giardin Ferito, o meglio, sono passate più di 24 ore, ecco, il miele si è tolto. Infatti dopo 24 ore... l'odore di miele si toglierà dagli alberi, quindi il miele che ho messo all'impianto turbine nel percorso dove eravamo prima del bosco e a Giardin Fiorito è andato perso. Ok, un hobby tipico degli adulti? Ok. Ma guarda un po', ho pescato un allenatore energico. Tecnicamente non mi hai pescato ma ti ho parlato, ma fai come ti pare, carissimo Indro. Che mandi in campo un Golden 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 Golden. Ok. Questo è il posto migliore per allenare il vostro Pokémon di tipo erba. Sfortunatamente per me, voglio far salire prima Waterloo. Quindi inseguimento. Che forse con me dà più effetto. Mi sa di sì. Incornata. Oh. È vero, attenzione perché non so come. Ma se non erro, Goldin ha beccata. Credo. Uso pure doccia scuro, scialla, non ho mica un monferno. Ah, perfetto. Bagna di tutto quanto. La potenza del fuoco è stata indebolita. E io ti uso comete. Comete! E dovrei mandarlo quasi KO. Incornata. Non mi uccidere, perfetto. Attacco rapido e finiamola qui. Quick attack. Ciao Goldin. Saliamo. Alla faccia se saliamo. Siamo al 19. Difesa un po' brutta, però pazienza, dai. Come è brutto lasciarmi sfuggire questa vittoria così importante. Non ne ho idea, Indro. Non abbocca niente, potrei fare una pausa. Se fai una pausa sono sicuro al 100% che non abbocca sicuramente niente. Crescente, oh no. Questo è 6 Magikarp. Bene. E quindi... niente, sono 6 Magikarp che non fanno nulla. E gli facciamo... ok, almeno li mandiamo a KO in un solo colpo. L'importante è questo. Ok, Magikarp un altro. Se non erro sono letteralmente di livello crescente. Questo infatti dovrebbe essere al 9. No, è al 16, ha mandato direttamente il Pokémon più forte. Comete! Comunque sì, ha dei Magikarp di livello crescente. Se non erro sono a 2 a 2, quindi 8, 10, 12, 14, 16. Forse? Non ne ho idea. Un altro Magikarp. Sorpresa. 8, 16, 10, quindi avevo ragione per il livello 10. Comete! Ok, Magikarp se ne va dove so io. Brutto colpo addirittura. Ok, Waterloo 42 punti esperienza, tantissimi. Magikarp, bene. Almeno questo è un buon metodo per prendere degli EVS. E ho già detto che non li spiegherò, quindi scialla. Comete! Questo è il 12, perfetto. Quindi se è un 14 confermi la mia teoria, che crescente si parla del livello dei Magikarp. Ok, questo è a 14. Ah, ne ha ancora 2 però, eh. 12, ok, ne ha 2 al 12 allora e poi 1 al 14 forse. Comete!
E ciao ciao Magikarp. Se non erro danno punti velocità Magikarp, non ne sono affatto sicuro, non credetemi sulla parola. Lasciamo perdere il discorso degli EVS perché l'ho già spiegato in altri video. Ed ecco qui la teoria fondata, quindi il 14. Comete, finale! Siamo già al 19, vero? Ok, allora adesso metto Grottle davanti, così almeno non alleno sempre solo Waterloo. Che in questo episodio ho utilizzato solo lui in pratica, vero? Sì. Beh, non mi è servito a niente. Ok, e adesso Grottle, o meglio Darwin, è il tuo turno. Ho pescato dei Pokémon molto forti, lottiamo un po'. Va bene, lottiamo. Tanto ho un Pokémon di tipo erba. Haha. Ha. Zeno che manda Magikarp, un altro. Really? Ok, fortunatamente per me dovrei essere più veloce. Vabbè, ho rapido artigli, quindi sì, foglie lama. Taglio. Un bel sashimi di Magikarp o sushi, uguale. No, non è la stessa cosa, ma lasciamo perdere. Ok, Goldeen, ok, perfetto. Almeno è un po' una sfida diversa da un Magikarp. Però dovrei comunque riuscire a batterti. Ok, doppio rapido artigli. Foglie lama. Stupendo foglie lama. E ciao Goldeen. Ok. Stavolta più esperienza del solito. E un altro Magikarp. Al 14, guarda. Ok. Predict giusto. E ovviamente lui è più veloce, ma usa Splash, che non fa assolutamente nulla. Foglie lama. Go! Abbiamo finito, non preoccupatevi, quindi se il video vi sembra eccessivamente lungo, brutto colpo, perfetto. Non preoccupatevi, abbiamo finito, non preoccupatevi. 60 punti esperienza e abbiamo avuto la meglio su Zeno. Perdere contro l'allenatore così giovane mi fa boccheggiare come Magikarp. Ok. E comunque, siamo arrivati nella bellissima Evopoli. Città antica. Team Galassia. Ehi tu, sì, tuo allenatore. Vabbè, non importa, sembri forte. Non ti prenderò, ti lascerò tenere i Pokémon. Vai pure. Ah, questa casa, è vero, questa? Casa dell'esperto dei sotterranei, calati nell'avventura. È tipo, c'era un rumor stranissimo della serie hanno tolto i sotterranei. Non è affatto vero, si può ancora andare qui dentro con l'Explorikit. Solo che non si può andare nel wifi, questo hanno tolto. No, credo almeno. Tanto nel prossimo episodio o in quello ancora dopo. Penso in quello ancora dopo, sì. Andrò in questa casa. Comunque, curiamoci Pokémon e abbiamo finito. Ok, mi si è fermato il gioco. Buongiorno, sono un centro Pokémon, rimettiamo in senso di Pokémon stanchi. Sì, già lo so. Curami per favore. Pam, 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 pam. E io vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio di Pokémon Turakina. Arrivederci.